Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie. Infatti è arrivato puntuale il bollettino del Ministero della Salute sugli aggiornamenti Covid-19 in Italia nella giornata di ieri. Lunedì 1 febbraio si registrano 7.925 nuovi casi positivi su 142.419 test processati, con purtroppo 329 decessi. Salgono anche i ricoveri ordinari più 164 e le terapie intensive a più 37. Come dicevamo prima, sono stati 142.419 i test tra tamponi molecolari e antigenici effettuati ieri in Italia, con un tasso di positività del 5,6%, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti. Non positivo il bollettino Covid-19 di lunedì 1 febbraio dell'unità di crisi della Regione Campania. I positivi del giorno sono stati 994, di cui 36 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 921 e sintomatici 37. I tamponi effettuati sono stati 8.417, di cui 759 antigenici, per un totale positivi di oltre 220.000. I deceduti sono stati 8, dei quali 6 nelle ultime 72 ore e 2 in precedenza, per un totale deceduti di 3.765 unità. I guariti sono stati 1.075, per un totale guariti di oltre 150.000. Il report posti letto su base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui 97 quelli occupati. Sia il vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute, in attesa di acquisire ulteriori dati anche dagli studi attualmente in corso. Al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, cioè soggetti giovani tra i 18 e i 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio. Lo precisa in un parere la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA. La Commissione AIFA, nel ribadire che per tutti e tre i vaccini attualmente disponibili, è stata accolta integralmente l'indicazione rilasciata da EMA, per cui tutti possono essere utilizzati nell'intera popolazione autorizzata, rivela innanzitutto la difficoltà di effettuare una comparazione corretta sulla base di confronti indiretti tra studi che, oltre ad aver arruolato popolazioni diverse, si legge nel parere, sono in gran parte ancora in corso. Pur con i limiti sopra evidenziati, i dati attualmente disponibili indicano che, in termini di riduzione percentuale della frequenza di infezioni sintomatiche, l'efficacia del vaccino AstraZeneca, afferma la Commissione, risulta inferiore a quella dei vaccini a RNA messaggero. Il livello di protezione offerto dal vaccino AstraZeneca porta comunque un beneficio rilevante in termini di contenimento della pandemia, anche in considerazione della maggiore maneggevolezza d'uso. Si rileva inoltre che i dati degli studi registrati del vaccino AstraZeneca mostrano un livello di incertezza nella stima di efficacia per i soggetti sopra i 55 anni, in quanto tale popolazione, nella quale tuttavia si è osservata una risposta in termini di immunogenicità, era scarsamente rappresentata. La Commissione ha quindi espresso il parere indicativo nel tentativo di contestualizzare le migliori condizioni di utilizzo di questo vaccino rispetto alle altre opzioni attualmente in uso, quali quella BioNTech, Pfizer e Moderna, sottolineando che tale posizionamento deve intendersi come dinamico e che dovrà essere rivalutato alla luce delle ulteriori evidenze che si renderanno disponibili compatibilmente con l'organizzazione complessiva della campagna vaccinale e con la disponibilità dei singoli vaccini. Una ragazza, Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini, che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla chiesa di San Biagio. La ragazza, al momento del delitto compiuto attraverso delle coltellate, si trovava per strada con il proprio fidanzato. È stato catturato il presunto responsabile dell'omicidio. L'uomo arrestato è l'ex fidanzato della giovane, Salvatore Carfora, 39 anni, di Torre Annunziata, con precedenti penali. L'uomo aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto, quando è stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto nei pressi della stazione ferroviaria, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale sarebbe poi allontanato dal Salento. L'arma del delitto non è stata però ancora ritrovata. Quanto si apprende dalle fonti investigative, era da poco uscito dal carcere, dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite. C'è stato un boom di prenotazioni per i vaccini per gli over 80 in Campania. Infatti, nelle giornate
precedenti, le richieste pervenute sulla piattaforma elaborata dalla nostra regione erano ben 22.700. La seconda fase della vaccinazione scatterà nella seconda settimana di febbraio e il percorso individuato da Regione e Soresa procede al meglio, con pochi e semplici passaggi. Dopo aver infatti compilato la registrazione, arriva una mail di conferma per la procedura da stampare e tenere per sé. Per coloro che hanno problemi a recarsi presso il centro vaccinale, la Federazione dei Medici di Medicina Generale ha diffuso una nota: siamo i soli che possono dare capillarità alla vaccinazione, riuscendo a raggiungere anche quella parte di popolazione che ha grandi difficoltà nell'accesso alle strutture vaccinali. Siamo pronti a fare la nostra parte e per questo è bene che al più presto la Regione convochi un tavolo per passare ad una fase operativa. C'è la necessità di coordinare e integrare con le piattaforme regionali l'attività di ricognizione prima e di somministrazione poi, portata avanti dai medici di medicina generale. 2 arresti, 31 piante di cannabis sequestrate e 11 persone multate. Il bilancio di una serie di controlli straordinari disposti dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ed eseguiti dai militari dell'Arma della Compagnia di Torre Annunziata a Napoli in collaborazione con quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno tra Torre Annunziata, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano. Durante questi controlli sono state identificate oltre 150 persone, molte delle quali già note alle forze dell'ordine, mentre i veicoli controllati sono stati 56. Ad Ottaviano, un uomo di 69 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione, infatti, sono stati rinvenuti 470 grammi di marijuana, 31 piante di cannabis, una delle quali alta quasi 1,5 metri, e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato ieri nella consueta diretta social, del problema delle scuole e della didattica a distanza. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Ed ora arriviamo alla vicenda scuola. Ricostruiamola un attimo, anche perché so che appunto l'argomento, nel frattempo vedo che siete tantissimi e questo mi fa piacere. Non so se riuscirò a rispondere alle vostre domande perché nel frattempo chiaramente voglio illustrarvi bene quella che è la situazione delle scuole. Vi ho ricordato in apertura di diretta che sabato ho registrato un video messaggio col quale ho anticipato la mia scelta sulla chiusura delle scuole superiori, perché c'è un motivo. E così rispondo anche a qualche domanda della serie: sindaco, ma se c'è il pericolo, perché non apri le superiori e invece tieni aperte le medie, le elementari o l'asilo? E beh, guardate, c'è un motivo sostanziale. Innanzitutto, le scuole elementari e medie e le scuole dell'infanzia sono prevalentemente frequentate da una popolazione cittadina. Quindi, grosso modo, io so qual è lo stato anche della presenza del virus in città e ad oggi, oggettivamente, anche rispetto a quello che il TAR ha deciso. Perché l'altro elemento fondamentale è che in questo momento, a prescindere dalle considerazioni, impedirebbe a chiunque di chiudere le scuole, ripeto, guardando i dati attuali dei positivi in città, e beh, l'altro elemento è che il TAR prima ha sospeso a dicembre una mia ordinanza, dicendo che quelle condizioni che riportavano molti più casi positivi di quelli che oggi registriamo, quelle condizioni non riuscivano a essere sufficienti per giustificare una chiusura delle scuole che andava contro la norma nazionale. Perché io ricordo che in questo momento per l'Italia le scuole sono aperte, comprese le superiori. Cosa può fare un sindaco e cosa ha fatto De Luca fino a un certo punto? Per motivi di salute pubblica, quindi sanitari, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Quindi la norma nazionale prevedeva scuole aperte, infanzia, elementari, medie e parzialmente le superiori. Noi cautelativamente, visti anche i dati, abbiamo detto no, le chiudiamo. Prima il TAR ha impugnato la mia ordinanza, poi in qualche modo a dicembre sono riuscito a tenerle chiuse, ma poi il TAR addirittura ha impugnato quella del governatore. E ricordate, questo è importante, che invece fino a qualche settimana fa il TAR aveva dato ragione al governatore, quindi respingendo l'altra precedente impugnazione. Oggi il TAR ha detto: secondo noi non ci sono le condizioni, mettendo, cioè, nella valutazione anche realtà non virtuose come la nostra. Quindi, nonostante altre condizioni in Campania più complicate, per il TAR le scuole dell'infanzia,
elementari e medie vanno tenute aperte. Questo è un dato. Aggiornamento della situazione coronavirus in provincia di Caserta, come comunicato ieri dall'ASL locale, infatti il primo febbraio, il bollettino del primo febbraio recita 67 nuove persone positive, 80 persone guarite e 2 deceduti. I tamponi processati sono stati 747 per un tasso di incidenza dell'8,9%, in leggera discesa rispetto alle 24 ore precedenti. Maddaloni resta l'unico comune con oltre 200 casi, per la precisione 259, seguito poi da Caserta con 167 e da Marcianise con 161. Passiamo adesso al calcio, perché il Napoli è atteso domani dall'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, reduci dal successo contro il Parma in campionato per 2-0, vogliono ipotecare tra le mura amiche la finale. Nel Napoli ci dovrebbe essere Petagna come prima punta, con Zielinski, Insigne e Lozano alle sue spalle. Ancora Demme e Bakayoko, visto che Fabian Ruiz è ancora out per il Covid. Nella Dea invece spazio ai titolarissimi, con Ilicic, Pessina e Duvan Zapata, il grande ex del match, davanti. Intanto tiene banco anche la questione tecnico e allenatore, perché dopo le parole di Gattuso, che si è sfogato nel post partita contro il Parma contro De Laurentiis, il quale presidente del Napoli avrebbe contattato dopo la sconfitta contro il Verona il grande ex Maurizio Sarri, che avrebbe detto no al ritorno in azzurro. Dopo questa scoperta Gattuso è andato su tutte le furie, e così si spiega la sua rabbia nel post partita di domenica scorsa. Sempre con il calcio, perché la casertana ieri era stata scatenata nell'ultimo giorno di mercato, che si è chiuso alle ore 8, tante le operazioni ufficializzate dai falchetti. C'è stato l'arrivo dell'attaccante Matos, classe 2000, dall'Ascoli a titolo temporaneo, il quale ha detto: sono felicissimo ed orgoglioso che la casertana abbia riposto in me tanta fiducia, è una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità, sono qui per aiutare la squadra e divertirmi giocando, il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. La casertana ha già dato un segnale, spero che io possa dare una mano. Sono un attaccante che ama avere il pallone fra i piedi, giocare, fare gol, non sono certo uno che sta lì in attesa che arrivi un pallone giocabile, sono dinamico ed amo essere sempre nel vivo dell'azione. In uscita invece ci sono state le risoluzioni consensuali con l'attaccante Lorenzo Cavallini, il difensore Setola e soprattutto il centrocampista Petruccelli. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.